Non verrà lasciato inascoltato il grido di dolore della famiglia di Giovanni Morello, piccolo di 6 anni di Anguillara Veneta, morto mercoledì mattina in ospedale a Rovigo, in circostanze ancora poco chiare. La procura rodigina indaga per omicidio. Alcuni medici sarebbero già stati iscritti nel registro degli indagati come atto dovuto per poter fare tutti gli accertamenti. Anche dal ministero potrebbero arrivare presto degli ispettori per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Ciò che è certo è che Giovanni è andato con i genitori in ospedale giovedì scorso, poi è stato dimesso e riportato subito in ospedale sabato. Lui continua a peggiorare, martedì non si regge in piedi, i medici gli dicono di bere e di camminare, ma lui non ce la fa. Mercoledì mattina la situazione precipita e muore. Secondo i nonni, che non vogliono apparire ma ci tengono a dire quello che pensano, si doveva intervenire prima. Quello che dovevano fare ieri mattina lo potevano fare lunedì o martedì, lo operavano e risolvevano il problema. No, è andato in shock respiratorio, l'hanno intubato e non si è più svegliato. Hanno sbagliato. Dovevano farlo prima. Ora ci penserà la giustizia a fare il suo corso, ma prima di tutto bisognerà attendere l'esito dell'autopsia, unico elemento che potrà dare risposte più chiare a una tragedia che non trova al momento alcuna spiegazione.